Allora, raccontami un po' della tua storia. Recente. La storia recente. Sono arrivata nel Cilento 9 anni fa come dirigente scolastico e avevo alle spalle lunghissimi anni, almeno 25, di docenza. Ho fatto l'insegnante nei vari ordini di scuola in provincia di Napoli e lavorato con tanti progetti di educazione alla legalità, con Libera anche. E, insomma, a un certo punto poi della mia vita, quando ho superato il concorso per dirigente scolastico, ho deciso che avevo voglia di cambiare vita, insomma, cambiare completamente contesto. Anche perché avevo intuito che per me non era più produttivo essere contro, volevo provare a lavorare per e non più lavorare sulle emergenze, non era più possibile per me rovinarmi il fegato nell'affrontare il degrado di questa terra, di questa... questo abbandono, insomma, io non individuavo percorsi di positività nella scuola a nord di Napoli. C'era questa piccola casetta nel Cilento, una casetta delle vacanze, e mi ci sono trasferita. Proprio quell'anno andava via la vecchia dirigente, insomma, che andava in pensione, il posto vacante, e quindi sembrava tutto fatto apposta. E da premettere che, insomma, io ho assistito qui anche in maniera abbastanza inerme. In questo momento ci troviamo qui in questa casa di Napoli, insomma, e abbastanza inerme, dicevo, al degrado soprattutto ambientale. Il mio tema è quello, perché questa è una terra che è stata devastata dai rifiuti, i rifiuti tossici, dalle discariche, insomma, la scuola in quegli anni ha fatto poco, quasi niente. Io sono convinta che se ci fosse stata una maggiore consapevolezza nelle scuole, forse qualcosa si poteva evitare. Per cui io arrivai con questa idea nel Cilento, terra bella, terra sana, tutta da proteggere. E il mio punto di forza è proprio questo. Io ritengo che sia questo. Avere avuto questi occhi che hanno visto quello che è successo qui e intuire cosa potrebbe accadere a pochi chilometri di distanza. Siamo a 200 chilometri di distanza la scuola, la zona dove io lavoro, che è il Basso Cilento. San Giovanni a Piro e Policastro è a 220 chilometri da qui. Quindi arrivai in questa scoletta, all'epoca mi diedero l'istituto comprensivo Teodoro Gaza, con grandi aspettative da parte anche dei cilentani sulla nuova dirigenza, sulla dirigenza che arrivava da Napoli, insomma, moderna, contemporanea, all'avanguardia, perché chi viene da fuori nel Cilento viene considerato qualcuno che è innovatore già di per sé, insomma, portatore di novità. E invece io mi sono presentata con questa proposta, che è l'educazione alla ruralità, l'educazione all'ecosostenibilità, che all'inizio ha suscitato tante perplessità, soprattutto tra le famiglie, anche tra i docenti, perché ci si aspettava, insomma, la modernità e la contemporaneità e, che so, corsi di inglese, di informatica, e non andare a zappare o a fare gli orti o occuparsi di spazzatura. E ci ho messo un po' di tempo per passare questo concetto, no? Di ricollocare la ruralità in una contemporaneità e anzi in un futuro, un presente e un futuro molto vicini. Abbiamo fatto un gran lavoro. Ho avuto la fortuna di incontrare tanti docenti bravi e capaci che si sono subito accesi, no? Che loro lo dicono, insomma, che
non lo facevano, che erano spenti su queste tematiche, e invece io li ho in qualche modo dato la scintilla giusta. Però loro erano molto molto bravi, molto preparati. Oggi sono felicissima di questi docenti che mi seguono, perché oggi sono quelli che porteranno avanti e stanno facendo un grande opera anche di divulgazione, di forse anche questo, adesso parlandone con te che mi rendo conto che probabilmente devono cominciare a parlare loro, devono cominciare a portarla loro questa idea in giro per l'Italia, e devo arretrare un po' io, perché il pericolo e il rischio grosso è questo, che mi chiamano da tutta Italia, io tutti i giorni devo declinare degli inviti, ma mi chiamano a parlare, io non sono una persona che può parlare solo, a me piace lavorare, a me piace fare, mi piace che mi chiamino le persone e mi fanno trovare già un pezzo di terra pronto e io gli indico insieme come si realizza un orto produttivo, poi mi fanno trovare anche i bambini, sono felicissime, insomma. È capitato qualche volta che mi hanno fatto trovare i ragazzi, i bambini, allora lì do il massimo, insomma, di me. Io non sono una convegnista, non sono una pedagogista, io sono una persona molto semplice, molto lavoratrice e molto, molto faber. Che cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo cominciato con dei piccoli orti, sinergici, tradizionali, aperti ai genitori, ai nonni, che hanno tutta la comunità, portano i semi, ci donano i semi della loro famiglia, perché vengono conservati i semi nelle case. E quindi abbiamo cominciato con questi piccoli orti. Uno dei primi gesti fu quello dell'educazione alimentare, per esempio, eliminando le macchinette distributrici di merendine confezionate. Per me è allucinante, insomma, che in una scuola oggi ci siano le macchinette che distribuiscono porcherie insane, tossiche, velenose, insomma, robaccia. E che scuola è, che educazione è una scuola che non fa questa, insomma, proponendo una cosa semplicissima, proponendo il pane e olio. E qualcuno dice la preside rivoluzionaria, il pane e olio è una rivoluzione, ma se intere generazioni sono cresciute così fino a pochi decenni fa, pane e olio, pane e marmellata, voglio dire, frutta secca, la merenda, la sana merenda alla quale eravamo tutti abituati, e in qualche modo chissà perché ci siamo cominciati a vergognare di questa roba, perché il carrello del supermercato ci rende uguali, ci rende omologati, ci rende legittimi, ci rende legittimati ad essere al mondo, perché facciamo quello che ci dice la televisione. E quindi sta cosa anche nel Cilento, no? Tra l'altro una comunità che è uscita da poco, da una povertà, da un mondo pastorale, agricolo, di pescatori, per cui soprattutto i docenti erano quelli più restii. Il docente cilentano è uno che ha una posizione sociale importante, perché sociologicamente è uno che si è riscattato dall'appartenenza a un mondo povero, a un mondo rurale, e quindi è entrato a pieno titolo nel mondo dell'impiegatizio. E tu sai che queste vestali, no, della classe media, poi sono quelli che hanno un grande orgoglio di appartenere a, non più a quel mondo che li ha generati, ma a un mondo omologato, a un mondo del salario sicuro, delle persone che hanno la possibilità di potersi permettere il carrello e il supermercato. E questo è stato duro da scalfire. E come l'ho fatto, mi chiedono? L'ho fatto con l'esempio. Cioè anch'io mi sono fatto il mio orto a casa, portavo anch'io i prodotti del mio orto in eccesso a scuola, mi prendevo quelli
in eccesso di cui avevamo bisogno, abbiamo cominciato questa condivisione, cominciato a mangiare tutti i giorni a mensa e quindi a dare una presenza forte, grande, di condivisione. Pensa che le persone non si sedevano allo stesso tavolo del bidello. E oggi chi viene nella nostra scuola fa fatica a individuare chi è il collaboratore scolastico e chi è il docente e chi è il dirigente, perché siamo lì tutti insieme, perché questa per me è anche didattica, no? È questa comunità che insieme lavora, insieme ai bambini, dove spesso ci si diverte, spesso si fanno delle feste, dove si sta insieme nella massima condivisione, quindi una grande socialità viene promossa. Poi, altro passaggio importante è stato l'eliminazione dell'uso e getto, l'eliminazione della plastica, per esempio, le mense, non so se sai che robaccia sono, insomma, a parte la qualità di quello che viene messo nei contenitori, ma l'uso e getta. Ogni bambino produce 200-300 grammi al giorno di rifiuto che va in discarica. Basta farglielo pesare ai bambini, quelli più grandi della scuola media, con un insegnante di matematica che faccia il conto, faccia delle tabelle, grafici, quanta plastica produci in una settimana, in un mese, in un anno e negli 8 anni in cui stai a scuola. Quante tonnellate di plastica tu da solo produci? Si portano avanti queste cose, non te le racconto, le lotte, le difficoltà che ho avuto, ci vuole la lavastoviglie, ci vuole anche rispetto alle merendine, la rintracciabilità. Questo è un paese molto strano, no? Molto. Però poi alla fine, se tu sulle cose ci lavori e mostri con semplicità che c'è un'alternativa, che è molto più sana, più economica, più felice, poi le cose si fanno. Insomma, le persone è vero che sono incastrate in questa ottica, però se tu gli aiuti ad aprire gli occhi, poi le cose. Poi li aprono, insomma, vedono e dice, beh, è meglio, insomma, meglio Vaneoli che la merendina, è meglio mangiare in un piatto di coccia, bere in un bicchiere di vetro, e non, ma non ti dico, insomma, le manie igieniste, le manie omologanti, massificanti, che ci sono in giro, insomma, i bambini che non possono vedere nel bicchiere di vetro. Nelle nostre case dove bevono i bambini? Io mi immagino che nelle case italiane i bambini utilizzano i bicchieri di vetro o al limite quelli di plastica duro, che è pure una concessione che in qualche plesso ho dovuto fare, perché c'è stata una lotta impari con i genitori. Poi sai che succede? Più acculturati sono, peggio sono. E quindi magari è stato più facile convincere i contadini che è meglio pane e olio che quelli che invece erano nel gradino successivo della scala sociale, perché quelli l'hanno vissuto come uno spauraccio di volerli riportare indietro, di quel riscatto che era avvenuto e di volerlo negare. Dicendo, come mi sono mangiato pane e olio per tutta la vita, tutta la mia generazione precedente, e oggi che mi posso mangiare la merenda confezionata tu mi riporti a mangiare pane e olio, insomma, assoluto, quindi mi riporti indietro e mi agiti dei fantasmi interiori di povertà e di arretratezza anche. Questa cosa sull'igiene è una cosa sulla quale bisogna ragionare, cioè il piatto di plastica che è tossico, che è fatto con i residui del petrolio, viene considerato una cosa civile rispetto a un piatto di coccio, perché quello lì garantisce le norme igieniche, come se un piatto di coccio che lo ha garantito per migliaia e migliaia di anni oggi non fosse più. Quindi ho dovuto fornire di lavastoviglie tutti i plessi, le amministrazioni sono state chiamate in prima persona ad occuparsi di questo. Ma tutto molto
La verità è che io rispetto a queste cose poi sono cresciuta, no? Insieme a loro, per cui le cose venivano a tutto questo gruppo nostro, io e docenti, un bel gruppo, in maniera molto, molto semplice, molto immediata. Facciamo così, proviamo, io riunisco sempre questi tavoli dove discutiamo e le decisioni vengono prese in maniera democratica, in maniera condivisa da tutti. Così come l'altra operazione che pare meriti un grande applauso, sia questa del... Io lo dico con questo senso, non per falsa modestia, perché per me è veramente una banalità quello che io sto facendo. A me a volte mi viene da ridere. Cioè dico, mi chiamate in tutta Italia e io vi vengo a dire che è meglio il pane e olio, non le merendine, che è meglio mangiare nei piatti e non nella plastica, che le scuole non dovrebbero produrre tanti rifiuti, bisognerebbe insegnargliela ai bambini. Abbiamo un'Italia che è un'immensa terra dei fuochi, finiamolo col dire che è solo qui. Ormai l'abbiamo scoperto, i rifiuti tossici sono su tutto il territorio nazionale, no? E salvo qualche piccola oasi, così come quella dove vivo io, che è meglio non buttare l'olio esausto a mare. Scusate, non è meglio? Ci voleva Maria a dirci queste grandi verità, non ho fatto nessuna scoperta. Vabbè, comunque, facciamo un questionario, viene fuori che non si fa la raccolta dell'olio esausto, e che facciamo? Facciamo, lo facciamo noi, lo raccogliamo noi. Dal questionario viene fuori ai bambini dove mette l'olio la mamma della padella quando, dopo che ha fritto le patate, nel lavandino. Il 90% delle famiglie, candidamente, i bambini hanno risposto che viene buttato. Questo è successo già 4-5 anni fa. E a me mi è sembrato normale, ma proprio immediatamente conseguenziale dire bene, non lo permettiamo. Tra l'altro, dove sono io, il Parco Nazionale del Cilento, c'è uno splendido mare, uno dei mari più belli d'Italia. Ci buttiamo dentro l'olio nel lavandino, voi sapete dove va a finire, insomma, va nelle fogne, intasa i depuratori, li danneggia in qualche caso, a volte devono togliere via i filtri per far defluire queste enormi masse solidificate di grasso, disgustoso, di sugno. Abbiamo fatto vedere ai bambini dei video molto illuminanti, abbiamo parlato con gli esperti, col biologo marino, che succede quando l'olio esausto va nel mare. È chiaro che un bambino anche a 3 anni dice non ce lo mettiamo più, perché ce lo fai arrivare a lui da solo, che deve dire no, mamma non lo deve fare più questa cosa, io non lo faccio più. E che facciamo? Lo raccogliamo, poi vediamo. Abbiamo posizionato con enormi difficoltà, perché tu sai, le leggi sulla sicurezza, una scuola italiana che volesse tenere presente tutte le norme sulla sicurezza non potrebbe neanche respirare. Tutto quello che abbiamo fatto sono tutte illegali, tutte. Sono tutte fuori norma della sicurezza, incluso quella delle merendine. Abbiamo posizionato questi bidoni, abbiamo due bidoni come primo esperimento, e abbiamo fatto la presentazione del progetto alla comunità, abbiamo fatto vedere i video, perché non bisogna, insomma, c'è un bel lavoro dietro, tutto portato a scuola, nel POF della scuola, perché i programmi vengono costruiti su queste attività, i percorsi didattici, secondo le indicazioni nazionali anche. E in pochi giorni i bidoni erano pieni, si sono riempiti immediatamente. Altro dramma, adesso che ne facciamo di questo sapone? Dove lo mettiamo questo olio? Che ne facciamo? Lapsus. E una maestra dice, tanti anni fa qui con l'olio esausto ci facevamo il sapone, si è accesa una scintilla, faremo il sapone. Bene, come lo fa? Abbiamo portato le nonne a scuola, altro dramma, perché bisognava accendere il fuoco e a scuola non si può accendere un fuoco, un elemento meraviglioso, con cui far giocare i bambini, no? Va bene, l'abbiamo fatto all'interno di una cancellata, i bambini erano dietro,
abbiamo posto tutto in sicurezza, però abbiamo acceso questo grande fuoco. La prima nonna che è venuta a scuola ha spiegato ai bambini, io le reggevo il megafono e lei ha spiegato come si fa il sapone. I bambini poi hanno raccolto le ricette, l'hanno tradotte perché la signora l'ha data in dialetto, e quindi c'è stato un grande lavoro nelle classi, ognuno ha lavorato secondo la sua età sulla saponificazione, sui processi, sugli ingredienti, e abbiamo cominciato a produrre questo sapone. La prima volta questa enorme massa di sapone, poi la signora è venuta a tagliarlo perché si taglia con un filo come la ricotta, così, e abbiamo fatto centinaia di saponette. Bene, ora che ne facciamo di queste saponette? E quindi era tutto un work in progress, no? Come si dice. Innanzitutto lo utilizziamo nei bagni della scuola, per cui quel rifiuto è diventato una risorsa. L'amministrazione non compra più sapone chimico, utilizza quello, ma non è igienico, perché la saponetta che passa di mano in mano è vietata. E allora l'abbiamo sciolto e quindi ci facciamo il sapone liquido. Però era talmente tanto che comunque, insomma, bisognava trovare una collocazione a queste saponette, e alla fine abbiamo deciso di venderle. Le vendiamo nei mercatini della scuola, perché noi abbiamo dei mercatini della solidarietà con i quali sosteniamo dei progetti lontani e vicini. Abbiamo venduto queste saponette e abbiamo incassato una cifra enorme, tutto clandestino, perché questi fondi non sono entrati all'interno dei conti della scuola, vengono gestiti da un comitato, da un gruppo di persone esterne alla scuola, dove io non ci sono, ma c'è qualche docente, qualche mamma, qualche alunno, i rappresentanti di classe. Vengono vendute queste saponette e abbiamo incassato la prima volta 4.000 euro in un piccolo paese del Cilento, nel sud Italia, perché queste enormi ceste di saponette venivano vendute nei mercatini anche del paese, tutto il circondario è venuto a comprare le saponette della scuola, abbiamo saputo anche muovere, no? E tutto l'inquinamento che non va a mare, comprate il nostro sapone. Con quei soldi abbiamo cominciato a sostenere le famiglie in difficoltà e sostenere due progetti lontani, uno in India dove io collaboro con un orfanotrofio dove personalmente sono andata a portare i soldi, e uno in Senegal dove abbiamo costruito prima, collaborato, aiutato a costruire prima una scuola e poi un ospedale. Ma la cosa bella è che il resto è stato destinato alle famiglie, per cui quelle mamme che avevano portato l'olio esausto, che erano venute ad aiutarci a fare il sapone, a recuperare le ricette, poi si sono viste tornare indietro i blocchetti mensa per i loro figli. Blocchetti mensa, acquisto di libri, di strumenti musicali. Tu capisci che significa sganciare le persone con bisogni dall'amministratore di turno, dal politico, dall'assessore di turno, e gli dici: è un diritto tuo della scuola e te lo garantisce la scuola, e quindi non c'è nessun... Io poi, sai, vengo da questa terra dove il voto di scambio è come si dice, è pane quotidiano. E questa cosa per me è bellissima, che i blocchetti mensa vengono donati dalla scuola in un processo di grande civiltà, con un lavoro fatto da loro. Gli tocca, io non gli sto concedendo niente, hanno fatto tutto loro. Cioè, io ho avuto l'idea, ma è cosa loro, è roba loro. E questa è un'operazione bellissima della scuola. Ma che succede? Che intorno a questa scuola cresce una comunità di buone pratiche, cresce un affiatamento importante che mi rende molto orgogliosa, che va anche ad incidere sulla didattica, sulla buona didattica. Che altro ti racconto? Oggi le scuole sono tante e non è più l'istituto comprensivo.
intensivo Teodoro Gazza, ma per queste terribili leggi sul dimensionamento, sul numero degli alunni, io sono stata costretta a fare trasferimento perché questa scuola, Teodoro Gazza, ha perso la presidenza. E sono in un istituto vicino, a Policastro, Santa Marina Policastro, è vicino, che a sua volta ha accorpato un altro istituto dell'interno di Caselle. E io chiedo la reggenza del Teodoro Gazza, per cui mi trovo da sola oggi a gestire tre istituti. Quello che faccio da solo è quello che una volta facevano tre dirigenti. E questa è un'altra cosa assurda, è un'altra cosa terribile per la scuola italiana, perché mette in condizione le persone di non lavorare, perché il dimensionamento sui numeri si può fare nelle grandi città, non in un luogo del Cilento dove ci sono scolette piccole con 8, 9, 10 alunni. E quelle me le devi salvaguardare, perché quelli sono dei soggetti di diritto. Non puoi fare una legge che è valida per tutto il territorio regionale dicendo che dobbiamo fare le scuole a 1000 alunni. Qui nel mio paese, a Marano, 1000 alunni sono in un solo stabile, tre piani, scuolona grande, mi immagino come nelle grandi altre città. Io raggiungo 1100 alunni su 18 plessi, su un territorio vastissimo, 5 comuni, centinaia di chilometri percorsi alla settimana, e tu fai, tu Stato, che dovresti poi garantire legalità e presenza, fai questo e ogni anno ci agiti questo spauraccio che chiudi le scuole, le piccole scuole dei paesini dell'Appennino, ogni anno rischiano di essere chiuse. E io ne ho visti chiudere tante. E per me questa è una cosa terribile, non si chiudono le scuole. Io le lascerei aperte anche con due alunni, con uno la devi chiudere perché non garantisci più il confronto, ma anche con due alunni perché non sono dei soggetti di diritto. Chiudiamo altre cose, ma lasciamo aperte le scuole. E questa è una cosa alla quale tengo moltissimo. L'aspetto positivo è questo, è che quelle buone pratiche cominciate in quella prima scuola adesso si stanno diffondendo in tutte queste altre scuole, perché un po' mi ha preceduto la fama. E quindi mi dicevano, ora arriva la De Biasi, questa ci mette a zappare, facciamo gli orti. Quindi chi aveva voglia di fare è rimasta, chi aveva tanta paura ha pensato prima di andarsi. Beh, questo sto scherzando, nel senso che oggi gli orti sono tantissimi, procedono, fanno, tanti docenti sono avanti, insomma, si fa la raccolta dell'olio esausto in tutti i plessi. Ma che fa succedere questo? Che le amministrazioni cominciano a ragionarci, e quindi è cominciata la raccolta, era quello che noi volevamo, no? L'obiettivo qual era? Si facesse la raccolta dell'olio esausto. E adesso lo fanno i comuni, la scuola gli ha insegnato che deve farlo, quindi i bambini, le famiglie adesso hanno la lattina, noi continuiamo a raccoglierlo, siamo quasi adesso in competizione, perché almeno questo hanno capito, che è un materiale prezioso, che con l'olio esausto, così col compostaggio, noi abbiamo cominciato subito col compostaggio, facendo delle compostiere in tutte le scuole dove compostare l'umido, costruendoci grandi progetti intorno, anche di tipo teorico, no? In classe, dove vengono sedimentati i saperi. E poi abbiamo cominciato a costruire presso le famiglie le compostiere. Loro ci chiamano, si mettono in lista d'attesa e noi gli diciamo cosa devono farci trovare. Io ci mando i bambini di quinta elementare a costruire le compostiere, perché compostare è un gioco da bambini. Con quattro pancali, pallet di legno, si costruisce una compostiera. Loro hanno fatto il libricino, gli spiegano con i disegnini cosa ci va, cosa non ci va, cosa bisogna metterci, cosa. E questo è tutto un percorso didattico, squisitamente didattico, che però coinvolge la famiglia, si cresce insieme su questa cosa. A me mi capita di andare nei supermercati e ci sono le famiglie che si nascondono quando mi vedono con il carrello pieno di porcherie, mi guardano, eccola qui, altre invece che mi corrono incontro,
dirigente, abbiamo fatto così, stiamo comprando questo, sono cambiati i gusti, sai che quanta strada, no, viene fatta dalla... Ma io non sto sopra, io sto crescendo in questo percorso insieme a loro. Ed è bellissimo anche per me, insomma, anche io sono in evoluzione su questi temi, ne scaturiscono riflessioni che poi è il mio tema, insomma, di tipo didattico, di tipo pedagogico, sul fare, su quanto conta sì, il ecco, fare. Ecco, le ripercussioni sulla didattica. E questo, è che la didattica mi viene rinnovata, mi viene... viene autocostruita, autoindividuata, perché è dal fare che poi nascono i percorsi didattici. La didattica è tutta nostra. E io, è questo quello che mi piacerebbe tantissimo fare, trovare, allargarla questa cosa, diffonderla, perché altrimenti rischia di diventare un'operazione sicuramente bella, vincente. Tutti gli aggettivi che leggo anche in rete, rivoluzionaria, visionaria, ma facciamolo insieme, insomma, ma ci staranno altre 10 scuole in Italia, in questo paese, che dicono guarda, ci piace tantissimo, aiutaci un attimo a individuare, spiegaci almeno i primi passaggi e facciamo sta cosa insieme. E io è questo quello che vorrei, altrimenti sì, è stata una bella cosa, ma non ha più senso tenercela lì solo per noi. Dici che ti invitano molto in giro, ma... Sì. Ma poi, questo è quello che mi chiedo io. Comincio a non avere più voglia di andare, perché non è... Andrea, io sono figlia di contadini, sono abituata a un fare vero, serio. Io devo vedere, fare, vedere le cose, io non posso mettermi a ragionare dei massimi sistemi. Sì, ci vengo a parlare di didattica, di pedagogia, di teorie, che poi sono quelle che sicuramente mi hanno alimentato, mi hanno nutrito, no? Però ora ho solo voglia di sperimentare, di voglia di cambiamento. E quindi se c'è qualcuno che vuole camminare con me su questa strada, questo percorso, io sono felicissima, insomma. Altrimenti sì, continueremo a fare questo bel lavoro, però diventeremo un'isola felice, dove lì insomma, c'è la dirigente che fa queste cose, quella scuola, magari cominceranno a venire come stanno venendo a visitarci, questo mi potrebbe anche andar bene, perché potremmo diventare un momento di crescita, di confronto, ma io ho voglia di sapere e di capire se ci sono altre scuole in Italia o altre realtà dove ci sono minori che hanno voglia di fare questo lavoro, di fare quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo, sistemandolo in base alle loro esigenze, che poi sa, territorialmente è importante la specificità, insomma. Ma costruire un ordine in ogni scuola è fantastico, insomma, eliminare le merendine confezionate, togliere le macchinette distributrici, le bibite, come si fa? Noi siamo nel Parco Nazionale del Cilento, lì è nata la dieta mediterranea, teniamo le macchinette in tutte le scuole che distribuiscono merendine confezionate. Ma questa è una schizofrenia, questa è una schizofrenia. E poi il Ministero della Salute ogni anno ci manda nelle circolari, nelle scuole, attenzione alla diseducazione alimentare, priorità, e poi mi dice che io sono fuori legge perché non faccio mangiare il confezionato perché non è rintracciato. E devono fare pace con la testa, devono fare pace col cervello queste persone, veramente. Veramente. Io sono per un recupero proprio della semplicità. Ci hanno complicato la vita in maniera incastrati in questi meandri burocratici dove dicono una cosa e poi ti mandano la circolare che annulla. È assurdo. Come no? Non si può uscire, le gite, le uscite. Io per mandare fuori una classe, la faticaccia enorme, la
assicurazione, accompagnatrici. Ma io vorrei anche che uscissero tutti i giorni, ho fatto costruire dei tavoli molto belli. Tu te lo ricorderai sicuramente a Fraboni quando parlava ambiente aula didattica decentrata, no? In questa formula degli anni 70, bellissima. E noi lì abbiamo il mare, il fiume, un paesaggio stupendo, i bambini chiusi nelle aule. Per me è una cosa assurda. Perché non devono stare fuori? Fuori devono stare fuori. Al fiume, al mare, sulla spiaggia, nei sentieri. Tanto ho fatto costruire un bel tavolo di legno, bello, la comunità montana l'ha costruito all'interno del giardino della scuola. Stanno lì, abbiamo piantato gli alberi da frutta, possono seguire l'evoluzione. Io ho alcune scuole dove stanno cominciando a mangiarli già, a mangiarli già la loro frutta. Insomma, sarà un po' un'utopia, ma io penso che col tempo diventeremo anche autonomi da questo punto di vista, autosufficienti. Noi coltiviamo i nostri ortaggi per le nostre merende, siamo abbastanza autonomi, il pane, l'olio ci viene offerto dalle famiglie. Sai che l'olio non si può portare a scuola se non è quello nella bottiglia con l'etichetta? Cioè è meglio un olio di infimo ordine, di infima categoria, con la sua etichetta, quello che costa 3 euro al supermercato, che robaccia, e non l'olio del frantoio. Questo è il nostro paese. E io capo verso la bottiglia dell'olio, lo dico, in quella con l'etichetta, bene, c'è l'etichetta, ok. Ci vogliono i panini imbustati nelle scuole, non è pane. Educazione alimentare, ma quale? Con quali alimenti, con quali ingredienti? E per me non era un atto di forza, per me è un atto di semplicità dire che una buona fetta di pane è un diritto dei bambini, è un diritto, non è una rivoluzione. Senti, ma è vero che ho tutti i problemi di tutti i tipi? Di tutti i tipi, anche problemi questi, sanitari, anche. Qualcuno che minacciava, qualche denuncia abbiamo avuto, però noi abbiamo fatto una cosa, perché facevamo utilizzare prodotti non a norma. Ah sì, così. Sì. Però noi abbiamo invitato l'ASL un giorno a fare una comerenda con noi. E loro sono stati felicissimi, ci hanno incoraggiato ad andare avanti, perché anche loro sono preda di queste norme, perché è talmente tanto chiaro che quella merenda nostra è più sana, è più buona rispetto a quella proposta dalla televisione, dalla pubblicità, che nessuno di loro ha il coraggio di dire adesso la mandiamo in galera, insomma, la De Biase, per fa mangiare pane olio ai bambini, insomma. Sì, i problemi questi, con la sicurezza, con... Comunque non sei al corrente di scuole che abbiano imitato la cosa? Mi hanno chiamato da alcune scuole, guarda, qualche piccolissimo esempio sì, c'è. Una scuola di Battipaglia, una scuola a Salerno e altre scuole in giro per l'Italia. Però io ho l'impressione che i dirigenti siano, come siamo, oberati di tutta sta roba burocratica. Ci vuole. E io dico che sempre il trucco è avere dei buoni vicepresidi che si occupano di burocrazia. Noi dovremmo fare altro, dobbiamo avere la visione educativa. Non posso stare lì a mettere timbri, cioè a interessarmi di carte. Quello lo deve fare gli uffici di segreteria. E quindi i presidi spesso sono. Poi ogni tanto ci sono dei docenti nelle scuole, allora vuole venire nella mia scuola, lo viene a dire alla mia preside. Vabbè, dico, fate vedere il video, c'è questo video, conosce Comerenda su YouTube, molto bello, dove io spiego tutte queste cose, insomma, che abbiamo fatto, fatemi un po' di
così rompetemi un po' il ghiaccio, poi io vengo, vado. Ho trovato dei dirigenti, insomma, che mi hanno accolta, però poi dopo mi scrivono che ci sono mille problemi, che l'assessore all'ambiente ha vietato questo, che quello ha vietato. Questo è un paese terribile. Cioè, fare un orto in una scuola è difficilissimo. Arriva sempre una zecca garbugli che ti dice i bambini si fanno male. E i bambini con le mani nella terra no, perché ci può essere un pezzo di vetro, un pezzo di vetro. Cioè, è incredibile proprio. C'è un dirigente in Italia che ha fatto togliere un albero d'olivo dal giardino di una scuola per la sicurezza. Si è detto che i bambini ingoiavano l'olivo come se i bambini fossero dei deficienti, l'oliva, e che rischiavano il soffocamento. Cioè, capisci? Io penso che bisogna recuperare assolutamente questo contatto con la natura, che le scuole devono uscire dalle mura, che i bambini si devono sporcare. Ma mi sembra una banalità, mi vergogno anche a dirlo, insomma, che i bambini si devono sporcare, si devono arrampicare. È chiaro che poi viene fuori che ci sono delle scolette in Italia che puntano sulla... ti fanno una scuola con un cortile, con due alberelli, e diventa una scuola importante, famosa, perché la scuola nella natura. Cioè, dovrebbe essere il contrario, insomma. Per me le scuole, non si può essere bambini, essere ragazzi, essere educativi se non si lavora all'interno di un contesto naturale, se non si osserva quello che ci sta intorno, ma anche quello che è brutto, insomma, come questa terra qui. Io porterei i ragazzi tutti sulle discariche, li porterei a lavorare sui materiali tossici, a capire, solo così, così come i bambini quando hanno visto l'olio che va al mare, l'olio fritto, cosa succede, così bisogna fare, fargli interrare le cose, fare dei piccoli esperimenti, bisogna lavorare su questo. Li teniamo chiusi in queste quattro mura, raccontandogli noiosità dalla mattina alla sera. Non è così che si cresce, penso. Hai avuto visite di studenti? Sì. Ci sono? Sì. Sì, vengono, sì. C'è stata una bella esperienza e anche una bella proposta, spero vada in porto. Una scuola, un liceo psicopedagogico di Salerno, che è venuto, ha portato i ragazzi, gli studenti, presso la nostra scuola, come tirocinio. E poi mi hanno chiamato una ragazza italiana che vive in Germania, sta studiando in una scuola per diventare docente, per diventare maestra, e dice che il direttore della sua scuola è entusiasta di questa nostra esperienza e verranno a ottobre 12 studenti di questa scuola a farsi uno stage formativo da noi. E quindi sì. Voi sareste ben disposti ad accogliere? Certo, magari, cioè, significa che poi se ne vanno e vanno a disseminare in giro queste buone pratiche, insomma. Cioè, il mio obiettivo è questo, il mio obiettivo non è dire bene, ho fatto questa cosa e ora me la tengo, è mia. Il mio obiettivo è che si diffonda, che si dissemini quello che di buono che c'è. Questo. Riconoscimenti importanti, sì, importanti però, insomma, ma locali nostri, italiani, per ora non ne sono arrivati, nessuno ci ha... Io mi aspettavo un po' di... c'è tanta attenzione, però non istituzionale, né a livello regionale, né nel ministero, perché potrebbe essere un modello questo, un modello sperimentale, importante. Credo che sia anche ancora molto fragile come modello, però proprio per questo andrebbe incoraggiato, andrebbe confermato, rinforzato, no? Da un,
se è vero che esiste un centro dal quale poi si dovrebbero arrivare anche da lì le conferme, non solo le vessazioni di cui parlavamo prima. Poi funziona, è bello, garantisce un sacco di cose, garantisce salute, benessere anche psichico, i docenti stanno bene, tanta gente felice, io vedo, rispetto alla tristezza e alla bruttura a cui erano, la bruttura istituzionale, la chiusura, insomma, qui erano abituati. No, non arriva niente. Una cosa, una riflessione che ti lascio, che anche per me, insomma, è fonte in questo momento di grande, di tanti pensieri. Spesso mi chiedono chi la finanzia, dirigente, ma lei chi la finanzia? Chi paga? E chi paga? Non paga nessuno, perché è gratis, è a costo zero. Cambiare stili di vita, non utilizzare la plastica, non prevede un costo, non c'è costo, non è, costa niente, non c'è business, non c'è commercio. E sento molta perplessità sul costo zero, perché poi nelle scuole devono arrivare i progetti costosi, che costano, poi si distribuiscono soldi, e invece questo funziona, ha un sacco di ricadute, come si suol dire, senza spese per lo Stato. Pare che non piaccia tanto, non è molto gradito. Bisogna capire perché le scuole funzionano a gettoni, insomma, funzionano. I progetti nelle scuole si fanno a pagamento, a soldi. Da noi no. Io poi non credo tanto nei progetti, però, nel senso che non mi piace che arriva un esperto esterno e viene. Ci vuole un percorso. Bisogna preparare percorsi. Facciamo un progetto sui rifiuti, poi finisce il progetto e i bambini ributtano, per esempio, l'umido nell'indifferenziato, che ormai è finito il progetto. Cioè, succede anche questo nelle scuole. Tu vedi gente che fa questo, dici, ma com'è possibile? E invece è interessante che ci siano dei percorsi seri dietro le cose, che non vengono improvvisate, che non siano raffazzonate là, buttate. E invece le scuole, io sono impegnato, io faccio il progetto latinoamericano. Ma perché, che senso ha? È perché c'è un esperto molto bravo, sa ballare. Insomma, spesso succede. La scuola è un luogo molto, molto, sono delle proposte veramente di basso livello, e allora questa cosa forse non piace anche per questo, insomma, questo progetto unitario della scuola, no? Appartiene a tutta la scuola, e poi ci sono le ramificazioni, ma è un progetto unico della scuola. È chiaro che se poi vieni tu che sei un esperto, perché sai come si fa il sapone alle essenze, rientra in questo progetto. E allora no? Adesso li facciamo anche noi i saponi, perché stiamo facendo pure il percorso con il riconoscimento delle erbe selvatiche, e quindi queste essenze, l'iperico, la calendola, vengono utilizzati per fare delle saponette profumate. Stiamo crescendo su questo. Un'altra bella notizia è che due alberghi della zona hanno comprato le nostre saponette, perché insomma io ho cominciato a dire, se questo mare è più pulito e bello, è grazie anche ai nostri bambini, che non ci mettono, che non permettiamo più a 1000 famiglie di buttare l'olio nel lavandino, e quindi dovreste comprarlo il nostro sapone. E quindi lo abbiamo ricevuto delle commesse. Hanno acquistato da noi i gadget, quelli che gli hotel mettono nelle camere da regalare, col timbrino della scuola. È una gran bella cosa. Se un'altra scuola in Italia dice, guarda, mi piace questa idea, spiegami come si fa, lo facciamo anche noi, io parto domani e glielo vado a dire.